Bentrovati ad una nuova puntata di Belluno Economia. Quale sarà la nuova quotidianità per famiglie e lavoratori quando la prima fase dell'emergenza coronavirus sarà terminata? Lo studio Nodo Piano di Santa Giustina, per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali, ha sviluppato un nuovo portale dove i negozianti potranno registrarsi gratuitamente e inserire le informazioni utili per la prenotazione della spesa, la consegna a domicilio o il ritiro presso il punto vendita. Ma sentiamo l'intervista al titolare dello studio digitale Nodo Piano. Partirei dal perché, come Nodo Piano, abbiamo deciso di realizzare Pocket Market. Prima di tutto per aiutare i negozi, soprattutto i più piccoli e vicini alle famiglie, a farsi trovare e a far conoscere le modalità di consegna in questo periodo di limitazione sociale legato all'emergenza coronavirus. Poi per aiutare le famiglie a trovare i punti vendita vicino alle proprie abitazioni, che possono offrire servizi di consegna a domicilio o ritiro della spesa in negozio. L'abbiamo fatto perché in questa fase di limitazione sociale sarà purtroppo ancora lunga e vogliamo cercare di avvicinare ancora di più clienti e negozianti in questo momento. Inoltre, una volta che l'emergenza sarà passata e torneremo alle nostre vite di prima, questa modalità di spesa probabilmente rimarrà perché i negozianti si saranno attrezzati e i clienti si saranno abituati a questa nuova modalità. Abbiamo pensato che possa anche essere una sorta di rivincita per i piccoli negozi rispetto ai grandi portali all'e-commerce. Il panettiere vicino a casa potrà consegnare la spesa sempre prima delle grandi catene tipo Amazon e altri presenti sul web. Il digitale in questo momento sta aiutando a non rimanere fermi in molti settori, dalla scuola al lavoro. I negozi più grandi si stanno attrezzando con delle piattaforme di e-commerce e i più piccoli hanno bisogno di trovare soluzioni alla loro portata. Abbiamo creato quindi un sito web che raccoglie i negozi che offrono servizio di consegna a domicilio o ritiro della spesa ordinata telefonicamente. Attualmente sono presenti più di 500 negozi nelle province di Belluno, Treviso e Venezia. Il nostro obiettivo comunque è quello col tempo di andare a coprire tutto il territorio nazionale. L'inserimento del negozio è completamente gratuito e un negoziante può fare la sua richiesta compilando direttamente il form presente nel sito web alla voce Suggerisci un negozio. I negozi vengono mostrati in una lista in ordine di distanza rispetto alla posizione identificata, oppure rispetto a un indirizzo inserito manualmente. In questo modo sarà possibile vedere anche i punti vendita nelle vicinanze della casa dei genitori anziani per contattare quei negozianti per la consegna a casa. La lista dei negozi contiene anche una ricerca per trovare più facilmente il proprio negozio di fiducia attraverso il nome, oppure un filtro per categoria del negozio. Attualmente sono presenti più di 30 categorie. In realtà Pocket Market non è solamente un sito web, ma visualizzandolo con uno smartphone, un altro dispositivo recente, viene chiesto se vogliamo aggiungerlo alla schermata home. In quel caso diventerà utilizzabile come una classica applicazione. Abbiamo un progetto a lungo termine per Pocket Market e molte idee di nuove funzionalità da sviluppare per arricchire sempre più questo strumento. Saranno funzionalità utili sia per i negozianti che per i clienti. Per rimanere aggiornati, vi consiglio di seguire la pagina Facebook dedicata. Abbiamo chiesto ad un commerciante come sia cambiato il loro modo di lavorare e il loro rapporto con i clienti in questo momento e quali sono le nuove opportunità che possono nascere. Sono Filippo della pasticceria La Briciola di Santa Giustina. La pasticceria è nata nel 1984 e poi nel corso degli anni è sempre cresciuta all'interno del territorio e l'anno scorso abbiamo rinnovato quella che è il nostro secondo punto vendita, la pasticceria Baby B a Oribano di Sedico. In questo momento storico in cui tutti noi siamo costretti a cambiare le nostre abitudini, crediamo che l'utilizzo della tecnologia, come ad esempio quella di un'app per riuscire
interfacciare quella che è la domanda e l'offerta all'interno della società tra i commercianti e i loro clienti sia sicuramente una soluzione vincente, tanto più se pensiamo che questa tecnologia consente ai vari utenti di poter prenotare direttamente da casa i propri servizi attraverso l'utilizzo di uno smartphone o di un computer. Invitiamo tutti, clienti e negozianti, a comunicarci tramite il sito web o la pagina Facebook idee e suggerimenti su come migliorare questo servizio e renderlo sempre più utile. Ed è tutto quindi per questa puntata di Belluno Economia. Arrivederci alla prossima settimana. Thank you.